era impossibile trovare riposo, sia di giorno che di notte, a causa della presenza di una bambina posseduta che urlava continuamente per instillare paura. La madre sperava nell'intervento di Padre Pio per liberare sua figlia dallo spirito maligno, così portava la piccola alla chiesa ogni giorno. Il livello di rumore generato era indescrivibile. Una mattina, dopo che le donne avevano confessato i loro peccati, Padre Pio incontrò la bambina posseduta in chiesa mentre tornava al convento. La bambina urlava in modo terrificante e veniva trattenuta a stento da alcuni uomini. Padre Pio diede istruzioni a un medico presente di portare la bambina al santuario vicino di Mont Sant'Angelo, dedicato a San Michele, che si trovava a poco più di 20 km di distanza. Un gentile signore di nome Luciano Livallara di Milano offrì la sua auto e la madre accompagnò la bambina. Un'altra auto era occupata dal medico e da un frate forte, che Padre Pio aveva incaricato di accompagnare i pellegrini nel loro viaggio. Una volta arrivati a destinazione, entrarono nella grotta dove San Michele era apparso. Nonostante la bambina fosse tornata in sé, resisteva ad avvicinarsi all'altare dedicato all'arcangelo, nonostante gli sforzi del conducente, del medico, del frate e di un altro signore che si era unito a loro. Non riuscivano a trattenere questo piccolo essere che si sottraeva da ogni direzione. Tuttavia, la fortuna favorì i benefattori benevoli. Con un movimento rapido e vigoroso, il frate riuscì a afferrare la piccola mano che si stendeva per toccare l'altare di San Michele. Immediatamente, la bambina collassò a terra come se fosse stata colpita da una scossa elettrica. Dopo un breve momento, riprese conoscenza, appariva serena e calma come se nulla fosse successo, e chiese gentilmente alla madre: «Mamma, mi compri un gelato?» Esaudendo il desiderio della bambina, il piccolo gruppo fece ritorno a San Giovanni Rotondo per informare e ringraziare Padre Pio. Rivolgendosi alla madre, Padre Pio consigliò: «Di a tuo marito di non blasfemare più, altrimenti il diavolo tornerà». La blasfemia contro Dio è da sempre considerata un grave reato, poiché implica mancanza di rispetto, disprezzo o irriverenza verso Dio. La credenza che la blasfemia possa attirare la presenza del diavolo nella propria vita è persistita in diverse culture e tradizioni religiose. Si ritiene che pronunciando parole profane o compiendo atti sacrileghi, gli individui si aprano a influenze malevole e disordine spirituale. La convinzione che la blasfemia attiri l'attenzione del diavolo deriva dalla comprensione che queste azioni denigratorie o offensive siano atte a minare il sacro e a disturbare l'ordine naturale, sfidando il divino e esponendo volontariamente se stessi alle forze delle tenebre e alla corruzione spirituale. Si crede che il diavolo colga avidamente queste opportunità cercando di tentare e ingannare coloro che osano profanare ciò che è considerato sacro. Insegnamenti religiosi diversi raffigurano le conseguenze della blasfemia come gravi, spaziando dall'agitazione spirituale e dalle afflizioni alla potenziale acquisizione di influenza del diavolo sulla propria vita. Il messaggio trasmesso è di cautela, incoraggiando gli individui a custodire le proprie parole e azioni con riverenza nei confronti del divino. Fanno appello a preservare l'armonia spirituale, proteggersi dalle influenze malevole e salvaguardare le proprie anime dalle grinfie delle tenebre. In ultima analisi, la credenza che la blasfemia attiri il diavolo nella propria vita rappresenta un monito sull'importanza di mantenere riverenza, umiltà e rispetto nei confronti del divino. Una chiamata a coltivare un rapporto di devozione e rettitudine riconoscendo il potere intrinseco e la sacralità del regno divino. Evitando atti e parole blasfemi, gli individui cercano di preservare il loro benessere spirituale e sostenere la santità del loro legame con il divino, aspirando quindi a una vita libera dalla presenza perturbatrice del diavolo. Padre Pio dimostrò una profonda fede nel potere del rosario, credeva fermamente che questo fosse in grado di portare conforto, guarigione e forza spirituale a coloro che lo recitavano con fede.
Padre Pio nutriva una profonda devozione verso la Vergine Maria sin dalla giovane età e riconosceva il rosario come uno strumento potente per entrare in contatto con la madre e cercava di condividere la sua importanza con gli altri durante i suoi anni di sacerdozio. Incoraggiava i suoi seguaci ad abbracciare il rosario come un mezzo per avvicinarsi a Dio e trovare conforto nei momenti difficili, considerandolo un'arma spirituale di immenso potere. Spesso parlava della sua capacità di portare profonde trasformazioni nella vita di coloro che lo pregavano sinceramente, ritenendo che il rosario avesse il potere di alleviare le sofferenze, portare pace interiore e avvicinare le persone alla grazia di Dio. Padre Pio dichiarò una volta: "Il rosario è l'arma per questi tempi". La sua devozione personale al rosario era inamovibile. Dedicava numerose ore al giorno alla sua recita, spesso pregando più rosari al giorno. Il suo profondo amore per questa preghiera divenne un'ispirazione per i suoi seguaci, che avevano occasione di osservare di persona la profonda connessione spirituale che egli provava attraverso il rosario. Oltre alla sua devozione personale, Padre Pio condivideva storie di incontri e esperienze straordinarie legate al rosario, narrando episodi in cui aveva visto la potente intercessione della Vergine Maria in risposta a ferventi preghiere del rosario. Padre Pio credeva fermamente che il rosario avesse la capacità unica di portare conversioni, guarigioni e persino protezione da forze malefiche. Secondo Padre Pio, il rosario non era semplicemente una raccolta di preghiere, ma un viaggio trasformativo della fede. Egli sottolineava l'importanza di entrare nei misteri del rosario con uno spirito contemplativo, lasciando che le parole e le meditazioni permeassero le profondità del proprio cuore. Padre Pio incoraggiava i suoi seguaci ad approcciare il rosario con fede, umiltà e il sincero desiderio di incontrare la presenza di Dio. Il lascito di Padre Pio continua a ispirare innumerevoli persone a abbracciare il potere del rosario nella loro vita spirituale. La sua ferma convinzione nella sua efficacia come mezzo per incontrare la grazia di Dio e trovare conforto nei momenti difficili risuona in persone provenienti da diverse realtà. La vita di Padre Pio è una testimonianza del potere trasformativo del rosario. La sua devozione alla preghiera e la sua fiducia incrollabile nel suo potere intercessorio servono come promemoria della profonda connessione tra il rosario e il cammino spirituale. Quando pregato con fede e devozione, il rosario diventa un canale attraverso il quale gli individui possono sperimentare l'amore, la misericordia e la guarigione di Dio nella propria vita. O glorioso San Pio di Pietrelcina, tu che sei il santo di questo nuovo millennio, tu che sei amico, consolatore delle nostre anime e aiuto dei peccatori, che per il tuo patire comprendi molto bene tutte le nostre sofferenze, a te affidiamo le richieste di bene per noi e per i nostri cari. A te affidiamo il nostro spirito, affinché possa sopportare tutti i dolori che abbiamo nel cuore. A te affidiamo la supplica di presentare le nostre anime alla Vergine delle Grazie, per ottenere l'eterna salvezza dal Signore. A te affidiamo la nostra richiesta di intercessione, per ottenere dalla Divina Bontà la grazia che ardentemente desideriamo. Padre Pio di Pietrelcina, Padre Pio di Pietrelcina, accoglici sotto la tua protezione, difendici dagli inganni del maligno e, soprattutto, intercedi presso l'Altissimo affinché, con il perdono dei nostri peccati, possiamo perseverare nelle vie del bene. Caro Padre Pio, prega ed intercedi per ciascuno di noi.